Un saluto a tutti, bentornati nel mio canale. Come state? Spero tutto bene. Prima di iniziare, come sempre, vi chiedo di lasciare un bel mi piace per supportare il canale e iscrivervi, attivare la campanella e commentare. Ditemi la vostra a riguardo di questo video, cioè a riguardo di Venezia-Roma. Venezia-Roma che è stata una partita, a dire il vero, bellissima. Bellissima da parte del Venezia. Bellissima da parte del Venezia perché ha vinto 3-2 e secondo me, su quel poco che ha fatto, su quel che ha fatto, il gioco che ha messo, ha meritato. Il Venezia, non è che il Venezia abbia messo in gol il terzo con una grandissima fortuna, con un errore ovviamente l'errore della Roma, ma ha giocato a calcio. Iniziamo proprio a parlare di Venezia-Roma. Allora, Venezia-Roma proprio è stata una bella partita. Una bella partita. L'ho già detto, lo sto ripetendo, perché il Venezia dall'inizio. Il primo tempo il Venezia ha giocato a calcio. Il primo tempo il Venezia ha giocato a calcio contro una Roma strana, contro una Roma strana che inizialmente ti entra con la difesa 3, una difesa 3 proprio assurda, assurda. Dall'altra parte Kumbulla, Kumbulla nonostante nella formazione giochi centrale e Mancini a destra. Kumbulla pessimo, Kumbulla pessimo, è stato pure sostituito nel secondo tempo, Kumbulla contro Okereke, niente, niente, Kumbulla è stato buttato varie volte, no? Cioè, si può dire che Kumbulla, anche Ibañez, perché Mancini a parer mio ha fatto una bella partita, loro due, Kumbulla e Ibañez, non hanno giocato bene, sono stati messi tantissimo in difficoltà, tantissimo, tantissimo in difficoltà, poi sulle fasce il Venezia è stato fenomenale. Sulle fasce è stato fenomenale. Poi arriva la prima punizione, prima occasione da gol. Prima occasione da gol direttamente in porta. Aramo punizione, cross, Caldara mette il suo bel piedino ed è gol. Ed è gol. Una Roma proprio strana. Una Roma che a parere mio, a differenza del Venezia, i giocatori li ha. La qualità sui giocatori li ha. Ma la qualità non viene fuori. La qualità non viene fuori. Cosa ha fatto la Roma di bello nel primo tempo? A parte fase difensiva, niente. Fase offensiva, ok, c'era, ma solo per il primo tempo, ma ha faticato proprio. Ha faticato contro un Venezia che si è chiuso. Il Venezia, quando c'era da difendere, l'ha fatto. Nonostante abbia preso il primo gol da Shomurodov, con Abraham che ha fatto un grandissimo lavoro. Nonostante tutto, Abraham ha fatto una bella partita. Una bella partita, Abraham, nel primo tempo. Nel primo tempo ha fatto una bella partita. Con il gol di Shomurodov arriva palla da Abraham di testa, poi tocca Romero, poi Pellegrini, ma comunque diciamo che la sponda inizialmente da Abraham, boom, a Shomurodov ed è gol. E poi sempre Abraham, da dove arriva l'azione, dove era il gol? Ah, sì, cross di El Shaarawy, credo, di El Shaarawy, non so chi, ma comunque di El Shaarawy, credo. El Shaarawy. Abraham che fa un controllo bello, parlando del primo tempo, analizzando il gol, un controllo bello da puro attaccante, controllo di fisico, uno contro uno con il difensore, lo batte, boom, è gol, e lì arriva il 2-1, lì arriva il 2-1 e lì tutto ok, una Roma che rimonta, una Roma che in fase offensiva le azioni le ha fatte ovviamente, ma non ha saputo concluderle perché le azioni ne ha avute tantissime, ne ha avute tantissime, ok, sulla Roma ok, ma sul Venezia. Il Venezia è andato in gol con Caldara e ha avuto varissime occasioni, varissime occasioni. Una difesa della Roma proprio a dire il vero scarsa. Oggi proprio zero, zero. Ovviamente ci sono state buone prestazioni, ma la Roma proprio, la Roma non so cosa serve. La Roma inizialmente a parer mio la difesa 3 è stato un errore metterla. La difesa 3 è proprio stato un errore mettendo Kumbulla pure che non ha giocato tanto e metti Ibañez Mancini, potevi partire con la difesa 4, con il 4-2-3-1 di solito che usa la Roma a parer mio. Va bene che avanti i due attaccanti, Abraham con aiuto di Shomurodov sono andati tutti e due in gol e a parer mio, a differenza delle altre partite che ho visto dalla Roma e anche che ho sentito parlare, Shomurodov è stato molto di aiuto su Abraham. Ma alla fine l'aiuto che è servito, ma è arrivata la sconfitta. È arrivata una sconfitta proprio pesante per la Roma, pesante. Pesante contro un Venezia, pare mio che non mi aspettavo così. Non me l'aspettavo così questa partita. Un Venezia che dall'altra parte, Venezia ha quasi tutti giovani. Ha quasi tutti giovani. A centrocampo mi ha sorpreso la qualità di Busio. Di Busio. È un 2002. Un 2002 ti gestisse palla tranquillamente. Tranquillamente. Si è fatto tutta la partita. Tranquillamente se l'ha gestita. Tranquillamente. Un Venezia che di certo le qualità le ha sui giocatori. Le
qualità le ha sui giocatori, a centrocampo è stata ottima, in attacco è stata ottima. Okereke che mi è piaciuto tantissimo perché ha messo in difficoltà la difesa della Roma. Ha messo in difficoltà e è ripartito tantissime volte. Ha avuto varie sponde. È stato molto bravo. È stato molto bravo. Il primo gol arriva a Caldara e lì, ok. Il secondo gol arriva calcio di rigore di Aramo con Cristante che becca il giocatore, che mette giù il giocatore del Venezia. Non so se è rigore quello là, forse sarà messo in discussione, ma non ne voglio parlare perché il rigore è stato segnato. La partita è stata finita e basta. E basta. Comunque, Aramo tira il rigore, spiazza Rui Patricio e poi all'ultimo, proprio all'ultimo 74esimo, all'ultimo, qua giusto, giusto, proprio al 74esimo, palla bellissima di Ampadu che ha dato una palla al bacio nello spazio, cioè nello spazio, che l'ha data proprio nell'autostrada, ha dato autostrada, ha dato spazio, ha visto Okereke che poteva correre, ha dato spazio a Okereke che si inserisce sulla bellissima palla di Ampadu, boom, finta di tirare con il destro, con il mancino la spiazza da Rui Patricio e lì 3-2. Lì è 3-2, lì è 3-2. Poi un Venezia, ragazzi, che mi è piaciuto tantissimo è oggi. A me oggi, a differenza della Roma, nonostante la Roma è andata avanti, ha creato, ma il Venezia proprio mi è piaciuto perché è stata molto compatta, è stata molto compatta ed è un Venezia che inizialmente, ovviamente dici Venezia, lotta per la salvezza, ma questa qua non si chiama salvezza. Se questi qua giocano così, po possono fare di più. Possono fare di più della salvezza. Ovviamente in prima è la salvezza, ma possono andare su di classifica. Non parlo di Europa così. Adesso un Venezia che è al 14esimo in classifica, con la Roma che si trova quinta. Con la Roma che si trova quinta, con la Roma che si trova quinta e basta. Con un Venezia che gli ha perse quasi tutte. Ha vinto 2 o 3 partite. Cosa ha vinto? Cosa ha vinto Venezia? Venezia ha vinto l'unica contro la Fiorentina. Contro la Fiorentina, contro l'Empoli. Sì, contro la Fiorentina e contro l'Empoli. E basta da quel che vedo. Sì, Fiorentina e Empoli. Ma oggi ha dimostrato tanto il Venezia. Ha dimostrato tanto. Dico solo complimenti al Venezia perché nonostante le occasioni che ha creato nel primo tempo, dove poteva mettersi sul 2-0, poteva segnare il secondo anche il terzo gol. Ok, non li ha segnati, ma è stata brava nel primo tempo. Ha dominato, ha giocato a calcio. C'è da dire che il Venezia ha giocato a calcio. E nel secondo tempo, dopo il terzo gol, credo, ma anche nel secondo tempo, comunque, negli ultimi minuti, in corso del secondo tempo, è andata con una ripartenza micidiale, cross in mezzo, traversa, con un cross, palla alta in aria, traversa. Credo che l'abbia beccata Henry, o Henry del Venezia. Ha comunque preso la traversa micidiale. Poi altre due occasioni su angolo, tutte una dopo l'altra. Prima testa del difensore del Venezia, comunque colpo di testa. Rui Patricio fa una grandissima parata. Poi con il piede, Rui Patricio prima fa una grandissima parata, quasi sulla traversa. E sempre la seconda occasione. Venezia, non ricordo se abbia tirato di piede o testa, Rui Patricio con il piede alla salva. Credo che il giocatore del Venezia abbia tirato col piede. Con il piede alla salva, c'è da dire che Rui Patricio ovviamente ha salvato anche la Roma, ha salvato anche la Roma in varie occasioni. La difesa, a parer mio, non ha giocato per niente bene. Ovviamente se la sono cavata in alcune situazioni, ma una Roma proprio che forma fisica non l'ha avuta. Una Roma che si deve gestire nel non prendere subito gol, perché la Roma ha avuto una cosa. Subisce gol, va avanti, gioca bene, scala e scende. Bene, scala. Non ha avuto continuità nel gestire la partita. La gestione della partita non è stata buona. Non è stata buona a parer mio, come la penso io. Non dico che la Roma abbia fatto schifo. Ovviamente la Roma ha tantissimi giocatori che po po possono dare di più. C'è Pellegrini che credo che abbia pure un'infiammazione, sia pure infortunato, male non so, la corsa così, ma nonostante i giochi. Pellegrini che lui è andato diverse volte al tiro. Come ho detto, dalla fase difensiva è stata pessima, la gestione della partita è stata pessima, a parer mio, della Roma. Pessima, neanche pessima, non è stata. Non hanno gestito bene la partita. Perché se si concentravano, facevano notare quale, tutta la roba che la Roma dovrebbe fare, avrebbe vinto tranquillamente. Perché i giocatori, per andare in porta, lì ha la qualità, la qualità, i nomi, parli, i, nomi delle, i, nomi, i calciatori della Roma, i nomi dei calciatori della Roma parlano chiaro. Parlano chiaro che a differenza del Venezia, la Roma poteva portarsela a casa. Abraham, Shumurdov, va bene che sono andati in gol. Pellegrini, Hai Veretout,
hai questo. Veretout che stava per calciare un calcio di rigore, ma non c'era. Non c'era, c'è stato il VAR, alla fine non è stato dato calcio di rigore. E fino lì ci stava. Forse ci sono stati un po' qualche errorino arbitrale, ma non c'entra niente perché la partita è finita. La Roma dovrà migliorare sicuramente. Dovrà migliorare nel gestire la partita e basta. Nel gestire la partita, cosa si può dire? Cosa si può dire? Il risultato parla da solo. Va bene che la Roma negli ultimi minuti ci abbia provato in qualsiasi modo. In fin dei conti, c'è da dire che la Roma ci ha provato. Ci ha provato almeno a portare il pareggio. Pareggio ci ha provato di brutto. Di brutto, ma alla fine non è arrivato niente. Ricordo un tiro di Carles Perez. Ci hanno provato e basta. Ci hanno provato, ma il Venezia ovviamente finisce la partita festeggiando. Complimenti al Venezia che sarà giocata benissimo. Il Venezia sarà giocata benissimo. E alla grande. Complimenti, complimenti, sperando che resti in Serie A, ovviamente, il Venezia. E la Roma vedremo che accadrà. Adesso, ragazzi, ci saranno ben 2 settimane, 2 settimane o anche di meno di sosta. E stasera alle 8:45 c'è il grandissimo match, il derby Milan-Inter. E niente, ragazzi, non vi dico proprio niente, non avrei nulla, non ho nulla da aggiungere che dirvi solo. Lasciate un commento. Ditemi cosa ne pensate della partita e lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale per restare aggiornati su qualsiasi video che caricherò. E niente di più, vi mando un grandissimo saluto e ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti!